Ad esprimere il proprio dissenso contro l'intervento del governo, decine di professori ed ex docenti della provincia di Pesaro e Urbino. Abbiamo visto che era qui a Capeso, sono venuti qua a manifestare il nostro dissenso totale su questo disegno di legge devastante per la scuola in diversi punti di vista. Mai è stato fatto cosa peggiore, secondo me. Quali sono i punti maggiormente negativi? Lo svuotamento degli organi collegiali della scuola. Quello è su tutti il punto cardine cui mira la Giannini con Renzi a svuotare. Secondo Renzi siamo una lobby di privilegiati che lavora solo 18 ore a settimana, ma non è così, dice un altro professore. Ne lavoriamo circa 40 perché dobbiamo preparare lezioni, correggere i compiti e fare riunioni. Noi siamo qui perché riteniamo che la buona scuola di Renzi non sia quella che sia nella sua testa, ma sia quella che noi facciamo quotidianamente con i nostri studenti, aprendo quotidianamente le classi e accogliendo quotidianamente i vostri figli e i nostri figli. Io sfido qualunque altro lavoratore a passare 5 minuti con degli adolescenti che vanno, io personalmente insegno nella scuola di secondo grado, che vanno dai 14 ai 18 anni. Sfido personalmente a stare 5 minuti per vedere che cosa significa stare in classe con loro. Per noi è il lavoro più bello che esista, però è un lavoro davvero impegnativo, per il quale è necessaria una formazione approfonditissima. Il modello della buona scuola di Renzi è quello della scuola privata, infatti si vede. Lui vuole in tutti i dettami della sua riforma privatizzare la scuola italiana, a iniziare dal togliere i finanziamenti pubblici, perché è la prima volta che viene scritto alla scuola togliamo i soldi pubblici, e se i soldi li devono trovare o nel privato, e questo significherebbe avere due tipi di scuole, quella con i genitori ricchi che finanziano le scuole e quella con i genitori meno abbienti che invece non riescono a finanziare, quindi una scuola di serie B. Oppure dice prendeteli dal 5 per 1000, ricordo che il 5 per 1000 è il sostegno del welfare del nostro paese, ecco, togliere il 5 per 1000 alle associazioni di volontariato, alle no profit, alle associazioni che in un qualche modo permettono proprio, ripeto, il welfare e darle alle scuole. Ecco, non è più il problema di non avere la carta igienica, qui è il problema di non riuscire più ad aprire le scuole.